con oltre 850 atleti di 50 società sportive provenienti anche da oltre confine, è iniziata oggi la 36esima edizione del Trofeo Internazionale di Nuoto Vittorino da Feltre, che proseguirà anche domani nella vasca all'aperto della società di Via del Pontiere. Siamo molto contenti anche quest'anno di aver avuto una grande partecipazione, non solo italiana, quindi non solo qualificata, ma anche internazionale. Questa è una cosa che ci fa sempre enormemente piacere. Vuol dire che il nome della società, che in questi anni ha fatto così bene, è conosciuta anche oltre i confini piacentini e anche in questo caso italiani, e la cosa ci fa estremamente piacere. Sì. La Vittorino cercherà di tenere per il quarto anno il trofeo sulle mensole? Beh, quello è sempre l'obiettivo, nel senso tutte le volte ci si allena e si gareggia per quello, per vincere, e se non sarà così si riconoscerà eventualmente l'onore all'avversario che ci avrà battuto, però sicuramente fino all'ultima gara, all'ultima bracciata, l'obiettivo sarà quello di portare a casa il trofeo. Un bilancio di questa stagione speciale? Ma il bilancio, la stagione fortunatamente non è ancora finita, e allo stesso modo, mi ripeto sempre fortunatamente, direi che fino ad oggi le cose sono andate molto molto bene, e siamo molto felici e molto orgogliosi di questa cosa. Special guest Giacomo Carini, che ha deciso di gareggiare in tutte le discipline, un po' per gioco e un po' come allenamento, in attesa della decisione della Federazione Italiana Nuoto sulla sua partecipazione alle Olimpiadi di Rio. È una scelta che non è facile da fare, perché comunque è una mole, una massa di gare abbastanza importante, diciamo, e per ora è andato tutto bene. Le tue speranze per Rio? Anche questa è una bella domanda, nel senso che purtroppo non riuscirò a partecipare al Sette Colli la prossima settimana, per causa studi, purtroppo con la maturità quest'anno cade proprio in date che sono un po' complicate, se si può dire così. Quindi a sto punto si può solo sperare che la federazione comunque, non so, premi, cioè mi dia sulla fiducia il pass per Rio, però anche se non dovesse andare, sono già contento per i risultati di Londra, che è stata un'esperienza, un'emozione molto grande, ecco.